E questa è Piazza Anfiteatro a Lucca. Si chiama così perché le case nascono sugli spalti di un antico anfiteatro romano, mantenendo la tipica forma ovale. Lucca, casa di banchieri e musicisti, già centro commerciale nell'impero romano e oggi importante meta turistica. Sorprende trovare lecci secolari proprio sopra la torre più alta della città, la Torre Guinigi, che porta il nome della famiglia che di Lucca ha fatto una città d'arte nel 1500. Il Duomo è il cuore storico della città. Una rivalità storica contrappone da sempre Lucca a Pisa. Separate solo da una collina e da 20 chilometri di strada, le due città erano realmente molto vicine. Molti episodi della storia di Lucca si spiegano con i continui conflitti con altre potenti città della Toscana. Ma Lucca non poteva competere per importanza di traffici né con Pisa né con Firenze. Notevole nella vita cittadina il fiorire della musica. Dal 500 in poi insigni maestri lucchesi frequentano le corti d'Europa. Gasperini, Geminiani, Boccherini e la famiglia dei Puccini, il cui ultimo rappresentante è il grande Giacomo.